Il diario di Anna, liberamente tratto da Il diario di Anna Frank, a cura di Progetto Mandela. Seconda puntata. Riassunto della prima puntata. Il signor Otto Frank, unico sopravvissuto della sua famiglia alla persecuzione nazista, torna ad Amsterdam a trovare l'amica Miep, che lo aveva molto aiutato durante il periodo in cui erano rimasti nascosti, e gli manifesta l'intenzione di lasciare il paese. Miep gli consegna il diario della figlia Anna, ritrovato tra le altre carte nella casa che era stato il loro rifugio. Nel diario di Anna, Anna racconta di aver abbandonato la Germania quando la persecuzione contro gli ebrei divenne più feroce, per rifugiarsi in Olanda. Ma anche qui, con l'arrivo dei nazisti, è costretta con la famiglia, il padre Otto, la madre Edith e la sorella Margot, a nascondersi in una casa soffitta sopra l'ufficio dove il padre lavorava. Nel nascondiglio si trovano già, per decisione del padre, i coniugi Van Daan, con il figlio Peter ed il suo gatto. Il signor Van Daan aveva molto aiutato il padre di Anna quando arrivò fuggiasco in Olanda. Ora sono Miep e il signor Kraler gli unici a poterli aiutare, portando loro il cibo e le notizie dall'esterno. Il padre di Anna esorta tutti a rispettare regole ferree per mantenere segreta la loro presenza durante il giorno, quando nell'ufficio sottostante lavorano gli impiegati. Di notte invece possono muoversi liberamente, andare al bagno, aprire l'acqua, parlare. La regola prima però è: non si può mai uscire di casa. Anna e Peter cominciano a fare conoscenza. Il padre regala un diario ad Anna, che lei inizia a scrivere il 6 luglio 1942. Venerdì 25 agosto. Eccoti le notizie fresche della giornata. La mamma è insopportabile e continua a trattarmi come una bambina, cosa che odio. Tutto il resto va per il meglio. Il tempo è... A posto. L'ultimo impiegato è uscito. Oh, Anna? Vado al gabinetto per prima. Sono le 6, la scuola è finita. Hai visto le mie scarpe? Le tue scarpe? Le hai prese tu, vero? Ah, non so di che parli. Non te ne pentirai. Ah, davvero? Anna, tesoro, smettila. Ora ti acchiappo. Ti sto aspettando. No, 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 Peter, smettila, dai. Anna, hai... Peter. Ma dove vai, Peter? Vieni a ballare con me. Te l'ho già detto, non sono capace. Ma ti insegno io. Devo dar da mangiare a Mushi. Posso venire anch'io? Non vuole gente attorno quando mangia. Oh, Peter, ti prego. No. Anna, tesoro, non scherzare così con Peter. Non si fa. Ma chi se ne importa se si fa o non si fa? Ti lamenti se ti tratto come una bambina e poi... E poi ho solo voglia di divertirmi un po'. Qualcuno con cui ridere, scherzare. Sono stata seduta tutto il giorno senza potermi muovere. Adesso ho voglia di giocare. Non capisco cosa abbia, Peter. Non è abituato a stare con le ragazzine. Dagli un po' di tempo. Un po' di tempo? Ma non sono sufficienti 2 mesi. Mi viene da piangere. Margot, balla almeno tu con me. Dai, ti prego. No, dai, devo dare una mano per la cena. Finiremo tutti per dimenticarci come si balla. Quando usciremo di qui non ci ricorderemo nemmeno un passo. Il bagno è libero. Dov'è Peter? Ma dove vuole che sia. Non ha ancora finito di fare i compiti, vero? Se suo padre lo trova in camera col gatto senza aver finito i compiti, lo riempie di botte. Anna, per favore, gli dici di uscire di lì? Peter? Peter? Cosa c'è? Tua madre ti vuole, vieni fuori. Sto dando da mangiare a Mushi. Sai cosa dice sempre tuo padre? Ma mamma, per favore, è da Luna che non gli faccio una carezza. Volevo solo avvisarti, nient'altro. Gli do da mangiare io se vuoi. Non voglio che entri qui dentro. Peter! E va bene, dagli da mangiare, ma poi esci subito dalla mia stanza, capito? Ma ti sembra questo il modo di parlare a una ragazza? Mamma, per favore, smettila di dire queste cose. Guardatelo, diventa rosso. Guardatelo. Per favore, non è vero. Insomma, mi vuoi lasciare in pace? Sì o no? Fa così perché si vergogna. Non bisogna vergognarsi di avere un'amichetta. Ma che dici? Ha solo 13 anni. E allora? Tu ne hai 16. Va benissimo.
Tuo padre ha 10 anni più di me. Vorrei avvisarla, signor Frank, se questa guerra dura ancora a lungo, ci ritroveremo imparentati. Chissà dov'è finita Miep. È sempre così puntuale. Buonasera a tutti. Scusate se non resto tra voi. Ho un amico che mi aspetta di là. Il mio amico Tom. Tom il gatto. C'è chi dice che ci assomigliamo, ma Tom ha dei bellissimi baffi, mentre io ho solo un po' di peluria. Ma spero che presto... E va bene, signorina Quacqua. Peter! So tutto di te. Chiacchieravi così tanto in classe che ti chiamavano signorina Quacqua. Quacqua, Quacqua, Quacqua. Ma sei il ragazzo più antipatico e più insopportabile che abbia mai conosciuto. Ah, brava, Anne, che diglielo. Con tutti i ragazzi che ci sono al mondo, guarda con chi mi è capitato di essere rinchiusa. Quacqua, Quacqua. E da adesso in poi, guai a te se entri nella mia stanza. Anna, tesoro, Scotty, ti senti bene? Ma ti prego, mamma. Non avrai la febbre? Ma no, no. Anna, che tesoro, cerca di non ammalarti. Lo sai che non possiamo chiamare un medico. Dobbiamo stare riguardati, prevenire le malattie prima che si manifestino. Fammi vedere la lingua. Mamma, è assurdo. Anna, tesoro, non fare la bambina. Fammi vedere la lingua. Ubbidisci a tua madre, Anna. Su, da brava, apri la bocca. Mi sembra bella, ma forse un'aspirina. Per l'amor del cielo, non le dia medicine. Ho dovuto aspettare più di un quarto d'ora stamattina perché uscisse dal gabinetto. Mi stavo lavando i capelli. La nostra piccola Anna non ha niente. Credo la miglior cura per lei sarebbe una bella pedalata in bicicletta o un salto a casa degli Opie Deval. Sei d'accordo, Anna? Miep non è ancora arrivata. Gli impiegati se ne sono andati da poco. Che cosa c'è per cena? Fagiolini. Ancora. Povero Putti, lo so. Ma che possiamo fare? È tutto quello che Miep è riuscita a trovare. È la sagra del fagiolino. Fagiolini bolliti, fagiolini in umido. Dov'è Peter? È andato di là, solo un secondo, per mettere via il cappotto. E prima era qui a studiare. Anna, hai preso un ottimo in storia e un molto buono in latino. E in algebra? Devo confessarti una cosa. Fino a oggi riuscivo a starti dietro in algebra, ma ora mi hai superato. Chiederò a Margot di correggertela. Non trovi che l'algebra sia disgustosa, Pim? Disgustosa? E io come sono andata? Qui avresti dovuto usare il congiuntivo. Ah, sì? Credevo che... Guarda, qui non l'ho usato. Signora Van Dan, posso provare la sua pelliccia? No, Anna, non si fa. Ma sì, provala pure, ma stai attenta, eh. Me l'ha regalata mio padre l'anno prima di morire. E lui ha sempre solo comprato il meglio del meglio. Signora Van Dan... Ha avuto molti corteggiatori prima di sposarsi. Anna, è una domanda indiscreta, non sta bene. Oh, me non dà fastidio. La nostra casa brulicava di giovanotti. E quando ero ragazza avevamo... Mio Dio, di nuovo! Taci tu! Un'estate prendemmo una grande casa nel Hilversum. I ragazzi ci ronzavano intorno come api sulla marmellata. 16 anni e a quei tempi si portavano le gonne corte e io avevo delle gran belle gambe. Ce le ho tuttora, eh? Non sono più carina come una volta, ma le gambe sono sempre le stesse. Che ne dice, signor Frank? Va bene, le abbiamo viste, ma ora basta. E non lo sto chiedendo a te, lo sto chiedendo al signor Frank. Mamma, per favore! Ti metto a disagio, eh? Beh, spero proprio che la ragazza che sposerai le abbia belle come le mie. Sai, Anna, mio padre era in pensiero per me con tutti quei ragazzi che mi ronzavano attorno. Beh, un giorno mi disse, se qualcuno si comporta da sfacciato, tu devi dirgli, si ricordi, signor tal dei tali, si ricordi sempre che io sono una signora. Si ricordi, signor tal dei tali, si ricordi sempre che io sono una signora. Ti sembrano cose da raccontare ad una bambina? E lo sai che tiene un diario. E allora? Non ho mica detto bugie. Peter, ti dispiace spostarti sul divano? Non hai ancora finito? No. Dovresti vergognarti. E va bene, lo ammetto, sono un somaro. Sono un caso disperato. E allora perché insistere? Non è vero, non sei un caso disperato, non dire sciocchezze. Il guaio è che non hai nessuno che ti aiuti, come hanno invece le ragazze. Magari potrebbe dargli una mano lei, signor Frank. Sono certo che suo padre... Ah, no, no, io no. Non riesco a concludere un bel niente con lui. Non mi ascolta. Ci provi lei. Se se la sente. Tu che ne pensi, Peter? Ma lei è un angelo, signor Frank. Un autentico angelo. Ma perché non l'ho incontrata prima di conoscere quello lì? Venga qui e si sieda accanto a me.
Peter, da adesso in poi ascolterai il signor Frank. Peter, forse è meglio che andiamo nella tua stanza. Bravo, vai di là, Peter. Ascolta con attenzione il signor Frank. E tu non mi dirai che ti sei fumato già tutte quelle sigarette? Un pacchetto! Miep mi ha portato un solo pacchetto! È un'abitudine orrenda, potresti approfittarne per smettere, no? Ma piantala, per favore! Ho tutti i nostri soldi, vanno in fumo, lo sai o no? Vuoi tacere una volta per tutte? E tu cos'hai a fissarmi così? Non avevo mai sentito i grandi litigare prima d'ora. Pensavo che solo i bambini lo facessero. Non è un litigio, è una discussione. E io non ho mai conosciuto una bambina così maleducata. Ah, io maleducata? Anna, mi porteresti il mio lavoro a maglia? Quando viene mia, bisogna che mi ricordi di chiederle di portarmi dell'altra lana. Io invece avrei bisogno di forcine e di sapone. Ho fatto una lista. Hai qualche libro da restituire alla biblioteca? A volte mi domando come faccia Miep ad avere una sua vita privata con tutte le commissioni che le chiediamo. Miep, per favore, portami un po' d'amido. La prego, mi porti i capelli dal barbiere a fargli dare una spuntata. Che novità ci sono? Lo sa, signor Van Dyne, che Miep è fidanzata? Si chiama Dirk e lei è terrorizzata che i nazisti un giorno o l'altro lo mandino in Germania a lavorare in una delle loro fabbriche di guerra. Lo fanno con molti giovani olandesi. Li reclutano per strada. Non ti stanchi mai di parlare. Perché non provi a star zitta 5 minuti? Solo 5. Vieni, Anna. Finisci il tuo latte. Parla, parla. Non ho mai conosciuto una ragazzina così. Dov'è la mia... ogni sera la stessa solfa. Parla, parla, parla. Ma dove diavolo è la mia... Cosa stai cercando? La mia pipa. L'hai vista? Ma che te ne fai? Non hai più tabacco? Tanto per masticare qualcosa. Margot, hai visto la mia pipa? Era sul tavolo ieri sera. Lo so, lo so. Anna, hai visto la mia pipa? Anna, tesoro, il signor Van Damme ti sta parlando. Ah, e adesso posso parlare? Sei proprio irritante. Il guaio è che sei troppo viziata. Ti ci vorrebbe una bella sculacciata, come si faceva una volta. Oh, si ricordi, signor Tal dei Tali, si ricordi sempre che io sono una signora. Ma perché? Perché non sei brava e tranquilla come tua sorella? Devi essere sempre per forza al centro dell'attenzione, eh? Ascoltami bene, signorina. Agli uomini non piacciono le donne che la vogliono sempre vinta, lo sai? All'uomo piace la donna che lo sappia ascoltare, una donna tutta casa, che la sappia tenere in ordine, che ami cucinare, cucire. E piuttosto mi ammazzerei, mi taglierei le vene. Io diventerò famosa, andrò a Parigi. Parigi? Sì, a studiare musica e arte. Sì. Diventerò una cantante famosa, oppure una ballerina. Guarda cosa hai combinato, piccola sciocca maldestra! Il latte sulla pelliccia, la bella pelliccia che mi ha regalato mio padre. Ma mi scusi. Ma tanto a te che te ne importa, non è mica tua. E allora dai, roviniamola pure. Ma lo sai quanto è costata, eh? E ora guardala, guardala. Ma mi dispiace davvero molto. Oh, ti ammazzerei, ti ammazzerei! Petra, tesoro, vieni giù, la cena, vieni giù. Anna, non ci si deve comportare così. Ma è stato un incidente, può succedere a tutti. E non mi riferivo a quello, bensì al modo in cui rispondi. Devi smetterla, sono nostri ospiti, dobbiamo essere cortesi. Stiamo vivendo una situazione estremamente difficile, dobbiamo imparare a controllarci. Hai mai sentito Margot discutere con loro? Fai come lei, è sempre cortese senza dar troppa confidenza. Tiene le distanze e loro la rispettano. Cerca di comportarti come Margot. No, certo, così mi mettono sotto i piedi come fanno con lei, eh? No, grazie tante. Temo sia difficile per chiunque metterti sotto i piedi, semmai il contrario. Io non capisco cosa ti stia succedendo. Sei così scontrosa, caparbia. Se io mi fossi permessa di parlare a mia madre come tu fai con me... Oh, i tempi sono cambiati. Non è più l'epoca di sì, mamma, no, mamma, come vuoi tu, mamma. Si deve lottare per riuscire a cavarcela da soli, per poter diventare qualcuno. Non c'è bisogno di lottare per questo. Margot non lotta, eppure... Oh, Margot, 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 non sento parlare d'altro. Quanto è brava Margot, perché non sai com'è Margot. E dai, Ann, non fare così. Oh, certo, tutto quello che fa lei è giusto, e tutto quello che faccio io invece è sbagliato. Sono la pecora nera della famiglia, e siete tutti contro di me, e tu peggio di tutti. Mettiamo la minestra sul fuoco.
nel caso qualcuno abbia ancora voglia di mangiare. Margot, prendi il pane? Non so come faremo ad andare avanti così. Non posso dire una parola sola ad Anna che lei si ribella. Lo sai com'è fatta Anna. Tra meno di mezz'ora sarà di nuovo qui con noi a ridere e a scherzare. E poi con questi ospiti. Io l'avevo detto a tuo padre che non avrebbe funzionato, ma lui no, no. Ha voluto chiederlo ugualmente. Mi ha detto, glielo devo. Beh, ora sa che avevo ragione io. Tutte queste liti. Avete ascoltato la seconda puntata di Il diario di Anna, liberamente tratto dal diario di Anna Frank. Personaggi ed interpreti: Anna, Chiara Pennacchi, Otto Frank, Simone Mazzilli, Edith Frank, Giorgia Morettini, Margot, Chiara Federici, signora Van Damme, Donatella Calamita, signor Van Damme, Riccardo Celi, Peter, Simone Scaccetti, signor Dussel, Carlo Alberto Simonetti, signor Kraler, Michele Misericordia, Miep, Irene Lusch. Tecnico del suono, Paolo Cillerai, con la collaborazione di Andrea Taglia. Realizzato nei laboratori di Progetto Mandela.